Venezia, una città immortale, una bomboniera caratterizzata dai suoi più preziosi gioielli. L'architettura, l'arte, i canali e le sue imbarcazioni, le gondole e i taxi. Ma com'è motorizzato un taxi boat? Beh, oggi andremo a bordo proprio di uno di questi e ve lo spieghiamo perché. Ma perché siete su The Boat Show. Eccoci qua. Buongiorno. Ciao Matte, buongiorno. Ciao, molto piacere. Piacere mio. Allora, permesso a bordo? Sì. Ecco qua. Come stai, Matte? Bene, dai. Oh, non c'è male. Allora, oggi noi cercheremo un pochino di capire com'è fatta questa barca, il tuo lavoro e magari la proviamo anche. D'accordo. Prima a te il timone naturalmente. Bene. E possiamo partire. Possiamo partire. Che tipo di lavoro è il tassista a Venezia? È un lavoro meraviglioso, molto stancante anche però. Il mio lavoro consiste nell'attendere la telefonata e andare a prendere il cliente nell'albergo e portarlo a destinazione. Quante ore fai al giorno? Ma diciamo che mediamente 12-14 ore. Che barca è intanto questa? Questo è un Deste costruito qui a Venezia, e tutta in legno naturalmente. Quindi importante. È importante, è lunga 9 metri e larga 2. Sì, sono misure standard che il comune di Venezia ci ha imposto naturalmente. Questo perché? Perché con queste misure riusciamo ad entrare nei quei rii dove sia come profondità che come larghezza queste barche hanno questa facilità di entrare senza nessun problema. Oggi siamo venuti qua per capire proprio la motorizzazione, che tipo di motorizzazione è? Sì, io come motorizzazione ho scelto Yamaha perché è un motore molto elastico, consuma non eccessivamente tanto e poi da una persona a 10 persone mantiene sempre la stessa performance. Quindi è un motore potente che però dà anche velocità. Allora Matteo, ti chiedo questo piacere. Dimmi. Noi di Deboce lo sai, noi proviamo le barche. Sì. E quindi io mi permetto di chiederti se posso prendere lo scettro della situazione. A te l'onore. Grazie mille, grazie mille. Allora, questo è un grande onore, perché la barca per un tassista è un po' come la figlia, direi. Quando è stata costruita questa barca? È del 2003 questa imbarcazione qua. E qua sopra ci sono stati anche tanti personaggi famosi. Sì, eh? Sì. Angelina Jolie, Johnny Depp, Brad Pitt, Ben Affleck, e Baci. Ah, ecco, no, appunto, dicevo perché mi sembrava strano. Allora, puntiamo. San Clemente. Esatto. Diamo un pochino di gas, vediamo che cosa può fare. Certo. Stiamo facendo 8 nodi, la barca è già pienamente implanata. Sotto la chiglia è a V, è una V profonda. Diciamo la parte finale non molto, la parte prodiera è ben a V. Il motore che abbiamo dietro è 150 cavalli. 150 perché cavalli. È la regola che vi ha imposto il comune. Quante persone puoi portare a volta? Ma io posso portare adesso 15 persone più me, siamo 16. Adesso noi siamo in 4 persone, noi due sì. Più Samu e Nick della troupe. Facciamo una virata e poi vediamo che tipo di prestazioni massime può avere questa imbarcazione. Deceleriamo. Giriamo questa brigola. Si chiama damma questa brigola perché porta un palo superiore. Ah, ok. E questo indica che c'è il crocevia. Ah, ok. Un po' un incrocio stradale. Esatto. Ok. E adesso abbiamo questo mezzo miglio davanti a noi pulito. Ci mettiamo dritti. E ora apriamo tutto il gas. Barca si sente che si stacca, si alza un pochino la prua, non tanto, perché da qua fino a tutte le prossime velocità l'incidenza sull'acqua ho sentito che resta più o meno quella. 19, 20, 22 e 5 e 6. Beh, ottimo direi per un 150 cavalli, no?
soprattutto pensando anche che questa è in legno e non è in vetroresina, a differenza di molto altre. Pesante. È molto pesante, molto più pesante. Adesso però l'altro test che stiamo per fare è quello della manovrabilità. Vediamo se con tutto il sistema Yanmar si riesce a manovrare. Com'è che vediamo se si riesce a manovrare? Tu sei capace. Adesso però devi fare diventare capace anche me. Ce la faremo? Sì, tranquillamente. Ho visto già che hai un buon piede marino. Grazie mille, grazie mille. Allora, arriviamo al pontile da cui sono salito. E cerchiamo di fare un po' quello che fa Matteo tutti i giorni, molte volte al giorno, ovvero ci approcciamo al pontile e facciamo finta di dover prendere un cliente. Se voi venite a Venezia, li vedrete, fate caso a come manovrano questi signori, questi professionisti, sono incredibili, forse i migliori che ci sono. Riescono a fare delle manovre in spazi strettissimi, quando nel resto del mondo, forse per approcciare un pontile normalissimo al nostro posto barca, ecco, a noi diciamo viene da sudare. Voi riuscite a fare delle cose incredibili, quindi oggi gli facciamo spiegare come si fa ad approcciare a un pontile. Allora Matte, quali sono i segreti? Devi calcolare intanto le onde che ci sono, che ti provocano le altre barche, per cui o devi stare prima o dopo. Ti consiglio prima, così intanto se ne vanno. E calcolare il vento, la corrente, che un po' potrebbero essere da ostacolo. E dopo di questo ci si avvicina lentamente, e piano piano si decelera fino ad arrivare al punto d'approdo, e poi con una semplice retromarcia si cerca di fare una manovra molto dolce, da non poter sollecitare la barca, da poter dar fastidio al cliente che magari è seduto dietro. Io ho visto che quando tu approcci a un pontile arrivi molto perpendicolare al pontile e poi dopo lo baci, diciamo. Certo. Quindi non ci arrivi dritto in questo modo, ma ci arrivi così. Perché avendo, diciamo, l'aiuto del piede e non in linea, la linea d'asse, questo mi permette di arrivare in qualsiasi angolazione. Ok, allora io provo a fare come fai tu, provo a imitarti. Sì. Abbiamo 3-4 pali. Allora, tu intanto calcola la corrente. Okay. Sembra abbastanza ferma e questo è il nostro vantaggio. Ok. Poi il vento non ce n'è, meglio ancora. Metti la prora all'ultimo palo. Ok, in questo modo. Sì. E diamo marcia avanti. Cominciamo ad avvicinarci. Puoi mettere anche in abbrivio adesso, in folle. Vedi la barca come si comporta. Sì. Ok, dai ancora un colpetto avanti. Ecco, avanti così, bravo. Dietro la retromarcia, ecco. Ok, basta. Adesso con l'abbrivio dovrebbe attaccarsi da sola. Se vedi che magari riporti il timone a destra, esatto, un colpetto. Un colpetto avanti. Basta, esatto. Ed ecco fatto. Ed ecco fatto. La manovra è più che sufficiente. Allora, adesso mi manca solo la licenza. Matteo, grazie mille di tutto, di averci ospitato. In bocca al lupo e buon lavoro. Grazie ancora, Matteo. Alla prossima. È un piacere grazie. Mio averti avuto a bordo. Passare una giornata a bordo di un taxi a Venezia è stata un'esperienza meravigliosa. Ma prima di scoprire quale altra barca da lavoro andremo a conoscere, beh, io ora questa meraviglia me la godo.